Presenta! Onori al Presidente della Repubblica del Kirghizistan! Bandiera di guerra dell'ottavo reggimento Carabinieri Lazio, fanfara dell'Arma dei Carabinieri, reparto d'onore pronti per la rassegna. Cerimonia di scambio degli accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e il Presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sadir Japarov. Кыргыз Республикасы менен Италия Республикасынын ортосундагы өткөрүп берүү жөнүндө келишим менен алмашышат. Memorandum d'intesa sulla cooperazione tra il Ministero di Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero di Giustizia della Repubblica del Kirghizistan nel settore legale con programma di azione 2025-2026. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kirghizistan in materia di coproduzione audiovisiva. Per la Repubblica Italiana il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, per la Repubblica del Kirghizistan il Ministro della Cultura della Repubblica del Kirghizistan Altinbek Maksutov. La cerimonia è conclusa. Un momento che stiamo vivendo è difficile, inutile nasconderlo. I giornali quotidianamente ci affliggono, ci a volte terrorizzano nella loro crudeltà di vicende belliche dove innocenti, bambini, adulti, intere famiglie vengono sterminate in conflitti che rischiano di deflagrare in una spirale irrefrenabile. Allora io credo che oggi possa essere e debba essere anche un giorno di preghiera consapevole, forte, perché tutto si possa fermare, perché il mondo possa riflettere, perché si evitino escalation che non aiutano nemmeno, non solo noi, ma le nostre generazioni future. Guai in questa spirale. Io credo che il nostro Paese stia facendo di tutto con una posizione moderata, attenta all'interno dell'Alleanza Atlantica, per fare in modo che si torni alla ragione. Certo, ci sono situazioni dove, non voglio pronunziarmi, paesi che hanno occupato altri, conflitti medio orientali,
Lo scenario, lo scacchiere si complica sempre di più e si espande quotidianamente di più con l'estensione del conflitto al territorio iraniano, risposte, contro risposte. Questa escalation sicuramente è molto preoccupante e naturalmente ci fa riflettere e ci porta oggi ad una speranza che io spero si trasformi in una realtà. Preghiamo anche per questo. Preghiamo per gli ultimi, preghiamo per una democrazia sana, preghiamo per la pace, quella pace che San Francesco ha sempre invocato nella sua missione quotidiana. Io con questo auspicio, con questa speranza, concludo questo mio intervento, riservandoci poi il successivo intervento con le istituzionali. Conferenza telefonica per discutere dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente. Nella sua ultima dichiarazione la missione di pace dell'UNIFIL ha affermato che rimarrà in posizione nonostante gli ultimi sviluppi. Finora tuttavia gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni non hanno portato a risultati concreti. Una Sicilia che accoglie, l'ex ambasciatore dell'Unione Europea in Arabia Saudita e nei paesi del Golfo, Luigi Narbone, ritiene che gli stati membri stiano pagando il prezzo di essere troppo divisi sulla questione. Tradite dalle immagini di una telecamera mentre fanno rifornimento da un benzinaio per mettere in atto il loro macabro piano. Due donne di 42 anni sono state arrestate dai poliziotti della squadra mobile di Catania per tentato omicidio pluriaggravato. Che abbia adottato dei doppi standard, da una parte la ferma condanna contro la Russia di Putin, dall'altra un atteggiamento quantomeno. I lavori si stanno svolgendo, si sono svolti, hanno detto che fino a poche ore fa ci sono stati i lavori e quindi insomma è importante che questo impianto torni alla sua vita reale. Dell'Unione Europea e per la difesa di valori fondamentali. Un collegamento Castiglione di Sicilia, la partita della legalità vinta dalla Corte d'Appello di Catania guidata dal mister e il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo. L'evento sportivo voluto dalla commissione straordinaria composta da Maria Salerno, di preoccupazione e poi le ricadute sull'economia, la risoluzione di questi ha sancito la riapertura del campo sportivo comunale e ha visto sfidarsi sul rettangolo di gioco la squadra della Corte di Appello di Palermo contro quella della Corte di Appello di Catania. L'obiettivo delle importante per l'Europa come la migrazione, Catania Bellini fondato dall'avvocato Gianfranco Todaro, è stato quello di promuovere il valore della legalità e avvicinare i giovani e la comunità alle istituzioni. Molti paesi credono che una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto sia ancora possibile. Il governo italiano, che detiene la presidenza di turno del G7, vorrebbe che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prendesse in considerazione l'ipotesi di rafforzare il mandato di missione dell'UNIFIL. Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il presidente della Corte d'Appello Etnea Filippo Pennisi, il questore di Catania Giuseppe Bellassai e il presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca. Momenti di spettacolo con il duo Matranga e Minafò, con la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e con la banda musicale Rosario Lampure di Castiglione.